Buongiorno a tutti, stamattina siamo alla quinta giornata della camminata mattutina, va sempre meglio, riesco ad essere sempre un pochino più veloce e mano a mano aggiungo anche qualche minuto alla mia camminata. Da quando faccio i filmati della mattina do per scontato che chi mi guarda mi conosce, non è così, magari qualcuno mi guarda e dice: ma chi è sto pazzo? Questo pazzo è Pietro Riccio, creatore di Pegaso Infortunistica, del sistema innovativo risarcimento senza anticipo, e da un anno creo, sviluppo e porto avanti Case Vacanza, per adesso nel territorio di Reggio Emilia, ma sto avendo offerte anche in altri posti d'Italia. Sto valutando per iniziare anche a crescere. Il pensiero di stamattina mentre cammino è quello: stamattina mi sono alzato e ho detto, caspita, la notte com'è stata breve, e quindi sacrificio. I sacrifici nella vita, secondo me, sono importanti, sono quelli che ti fanno da avere, sviluppare la voglia di crescere, di migliorare. Cioè, sono le difficoltà più che il sacrificio che ti danno la grande opportunità di crescere. E non voglio raccontare adesso tutta la mia vita, ma io di difficoltà nella mia vita ne ho avute tante. E stamattina, in questo momento così bello che si crea mentre faccio la camminata mattutina, volevo ringraziare la vita per tutte le difficoltà che mi ha dato, perché mi hanno permesso di sviluppare una certa forza e una certa autodisciplina. Io, per chi mi guarda, non sono un formatore, non sono un coach, sono una persona semplice che vive la sua vita, la vive intensamente, con gli alti e bassi, con i momenti di carica e i momenti di meno carica. E mi piace condividerla con gli amici a cui piace seguire i miei filmati. Quindi, quando nella vita abbiamo dei momenti difficili, dei momenti tosti, non dobbiamo avvilirci, non dobbiamo deprimerci, ma pensare bene. Questo è un esame della vita che mi permetterà poi di poter sviluppare delle capacità, di essere più forte e di poter raccontare un giorno: ah sì, io ero nella merda, però grazie al mio impegno, alla mia perseveranza, a quello che ho sviluppato, ce l'ho fatta e sono risalito. Quindi ognuno di noi ha la sua storia di alti, bassi, glorie e sconfitte. Quelli che raccontano solo glorie, non è vero. Quelli che raccontano solo sconfitte sono purtroppo in qualche momento psicologico della vita che vedono tutto nero. Forse se facessero la camminata la mattina un pochino meglio la vedrebbero. Quindi, detto questo, piccolo pensiero semplice che stamattina ho voluto condividere con tutti gli amici che guardano i miei filmati. Auguro una buonissima giornata. Stamattina farò qualche minuto in più, anzi mi conviene accelerare perché per parlare sto rallentando, e avanti tutta con i miglioramenti, con la crescita. Date sempre uno sguardo alla formazione e, se non sbaglio, sto cominciando a dimagrire. Ciao a tutti, buona giornata.